Ciao ragazzi, spero ci possiate aiutare a spadare qualche luogo comune che sia sul classico. Ma il greco, questo mostro? No, mostro non direi. Sicuramente la mia prima preoccupazione è stata quella di approcciare ad una materia per me assolutamente nuova e sconosciuta. E non ti nego che per i primi tempi ho avuto paura di non riuscirci. Ma ti rendi conto che con costanza, che con impegno e dedizione riesci a raggiungere risultati che non avresti neanche mai immaginato. E citando una bravissima scrittrice e giornalista di nome Andrea Marcolongo, che ha pubblicato La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco, ti posso dire che la prima reazione davanti a un testo in greco antico spazia dalla paralisi al terrore puro, ma se impari a conoscerlo, ogni paura si può trasformare forse in passione. Andra moienne pemusa, poliutropon os malapolla plankte, e peitro yes hieron ptoliedrone persen. Vedete? 5 anni fa non avrei mai pensato di poter imparare a memoria una cosa del genere. Eppure, già in terzo anno era come una passeggiata. Quindi il greco non è un mostro, ma semplicemente un qualcosa con cui bisogna imparare a entrare in sintonia. Sappiamo che il classico è molto impegnativo dal punto di vista dello studio. Da quanto tempo è che non uscite? 2-3 mesi circa. No, allora, a parte scherzi, il tempo di uscire c'è, il tempo di uscire si trova. Sfatiamo questo mito del classico come prigione. La cosa che conta è l'organizzazione. L'organizzazione è l'unica cosa che conta, direi. Trovo questo luogo comune molto inappropriato. Ad esempio, io faccio sport 4 volte a settimana, ho degli hobby, esco spesso con i miei amici. Si riesce a fare tutto con una buona organizzazione. Ma la matematica al classico esiste? Allora, la matematica c'è ed è anche ben fatta. È ovvio che prevalgano le materie umanistiche, però non sono le uniche che vengono affrontate durante il percorso scolastico. E la forza del classico è proprio questa, quella di accostare materie scientifiche alle materie umanistiche, tanto che molti nostri compagni di istituto, tra virgolette, nel corso degli anni hanno intrapreso come percorso universitario delle facoltà scientifiche, come ad esempio matematica o medicina o ingegneria. Magari adesso andiamo più sul concreto. Che cosa ci potete dire riguardo alle attività extracurriculari? Allora, innanzitutto bisogna dire che a differenza di quello che molti pensano, il classico si presenta come una scuola molto moderna. A me infatti è stata data l'opportunità, tramite degli incontri che ha organizzato la scuola stessa con delle agenzie, di fare il primo semestre del 4° anno negli Stati Uniti d'America. Un'esperienza che comunque mi ha formato molto sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista personale. Inoltre posso dire che fin da subito sia la scuola che i professori stessi si sono dimostrati nei miei confronti molto entusiasti, disponibili e anche comprensivi riguardo questa mia scelta, standomi vicino passo passo anche quando mi trovavo oltreoceano. Allora, inoltre bisogna sfatare questo mito, sia la lingua greca che la lingua latina a distanza di 6 mesi si possono recuperare tranquillamente, l'importante è avere costanza, impegno e dedizione. Inoltre, per chi non ha il desiderio di partire e fare questa esperienza, la scuola organizza e dà l'opportunità agli studenti di ampliare le proprie conoscenze linguistiche organizzando dei corsi pomeridiani di lingua straniera, come ad esempio il tedesco, russo, greco moderno, giapponese e così via. Inoltre la possibilità di studiare, diciamo, la lingua inglese danno anche l'opportunità di ottenere delle certificazioni linguistiche come ad esempio il Trinity e il Cambridge, come abbiamo fatto anche noi due, vero? Certo, e ovviamente queste non sono le uniche attività che il liceo classico vi può offrire. Ad esempio abbiamo partecipato al progetto La scuola in radio e siamo andati in onda 1 volta a settimana con argomenti diversi scelti da noi con Radio Green Stage. Inoltre, grazie a questo, siamo anche potuti andare a visitare la sede degli studi televisivi della RAI, Saxa Rubra, e molti di noi sono andati al Festival di Sanremo per fare interviste. Inoltre abbiamo poi partecipato anche con la nostra professoressa di scienze ad attività in laboratori scientifici, per non parlare poi delle gite. Infatti andrai a Trieste, a Pompei, a Napoli e in Sicilia, la gita che ogni studente del liceo classico aspetta con grande ansia. Inoltre lì potrai anche partecipare alla manifestazione in onore di Falcone e Borsellino e in quinto superiore potrai andare a visitare in gita una capitale europea. Del liceo ricordi il primo giorno di scuola e volti sconosciuti dei compagni,
che 5 anni dopo riconosci come seconda famiglia. I cuori sui banchi, i compiti in classe, che poi alla fine che importa? Un 3 si recupera e basta. Però si innanzia comunque. Ricordi per sempre le fughe dalla classe, gli sguardi complici, le cotte che scottano, la filosofia che non ti scordi, le corse per i banchi, le notti delle gite a raccontarvi storie, il «mi accompagni a prendere un cornetto al bar prima che entri il prof?», gli occhi chiusi sotto i banchi e poi spalancati se si viene interrogati. Ricordi i professori, quelli meravigliosi, quelli che ti hanno visto crescere. Del liceo ricordi la notte prima degli esami e non sapere bene se sopravvivi. L'ansia prima del compito. Ricordi le risate soffocate dalle mani con il tuo compagno di banco e dirgli «zitto, non farti sentire!» e poi invece scoppiare a ridere insieme. Ricordi i primi drammi, i ritardi e la spensieratezza. Quella sensazione che non avevi addosso in quei momenti, ma di cui poi ti ricopri quando finisce tutto. Del liceo ricordi com'è stato bello guardare tutto per la prima volta e vedere quasi tutto quanto veramente bello.